Dal punto di vista occulto e in linea generale, vi sono quattro forme di pazzia. L'alienazione mentale risulta sempre causata da una rottura nella catena dei veicoli fra l'ego e il corpo fisico. Tale rottura può avvenire: 1. Fra i centri cerebrali e il corpo vitale, oppure 2. Tra il corpo vitale e il corpo del desiderio, 3, o anche fra il corpo del desiderio e il corpo mentale, 4, infine, oppure tra il corpo mentale e l'ego, e può essere totale o solo parziale. Quando si produce tra i centri cerebrali e il corpo vitale, o fra il corpo vitale e il corpo del desiderio, abbiamo gli idioti. Quando la rottura avviene tra il corpo del desiderio e il corpo mentale, è l'impulsivo e violento corpo del desiderio che domina. E allora abbiamo il maniaco delirante, ovvero il pazzo furioso. Quando avviene fra l'ego e il corpo mentale, quest'ultimo domina gli altri veicoli e allora siamo in presenza del pazzo astuto che riesce ad ingannare la sorveglianza facendo credere di essere inoffensivo, mentre invece architetta proditoriamente dei piani diabolici. In tal caso il suo disordine mentale si manifesta improvvisamente in tutta la sua violenza e potrà causare conseguenze disastrose. Inoltre, vi è una causa dell'alienazione mentale sulla quale desideriamo soffermarci più minutamente, perché, se riconosciuta in tempo, può essere evitata. Quando l'ego discende dai mondi invisibili per reincarnarsi, gli vengono presentati alcuni schemi di incarnazione che si addicono al suo caso. Vede i principali avvenimenti della sua vita futura scorrere davanti ai suoi occhi, come in un film. In genere, egli può optare per l'esistenza che preferisce. In quel momento si rende conto delle lezioni che dovrà imparare, del destino che si è forgiato nelle vite passate e della parte di destino maturo di cui dovrà liberarsi in ciascuna delle incarnazioni propostegli. Fa la sua scelta assistito dagli angeli di giustizia, i quali lo orientano verso il paese e la famiglia dove vivrà la sua nuova vita. Questo panorama di vita, l'ego, lo vede passare davanti a sé nella elevata regione del terzo cielo, quando, spogliato di tutto ciò che non appartiene al regno spirituale, è completamente libero dalle sordide contingenze vitali entro la materia. Nel terzo cielo, l'ego ha molta più saggezza di quella che dimostra qua giù, dove la carne lo acceca. Al 18° giorno circa dopo il concepimento, l'ego entra nel seno della futura madre. Prende contatto con la forma del suo nuovo corpo fisico costruito dagli angeli di giustizia, per dare al cervello le qualità suscettibili di orientare l'ego verso quello che più gli converrà per compiere il suo destino. Al momento di penetrare nella matrice della nuova madre, l'ego vede, come in un lampo, la vita che l'attende, esattamente come, quando annega, l'uomo vede in un baleno tutta la sua vita trascorsa. Quando rinasce, l'ego è già distante dalla sua natura spirituale. È disceso dal terzo cielo per entrare nel mondo materiale. Se la vita che l'attende sulla terra, dal punto di vista fisico, gli sembra troppo dura, all'ultimo momento
cerca di sottrarvisi. Questa ribellione interferisce intralciando la formazione regolare delle connessioni cerebrali che non sono concentriche come di regola, e il corpo vitale e quello denso non combaciano. Perciò vediamo la testa eterica sporgere oltre quella del corpo denso. In questo caso vi è rottura tra i centri sensori del corpo vitale e quelli del corpo fisico. E in tal caso il risultato è l'idiozia congenita, l'epilessia, il ballo di San Vito e disordini nervosi di natura analoga. Spesso la goccia che fa traboccare il vaso sono i disaccordi che esistono tra i genitori, per cui l'ego si trova a disagio in un ambiente disarmonico. Perciò non ci stanchiamo di insistere sul fatto che durante il periodo di gestazione tutto deve cooperare affinché la futura madre viva in uno stato di perfetta contentezza e di armonia. In verità è per l'ego un compito assai penoso quello di penetrare nel seno materno. La sua sensibilità viene messa a dura prova, specie se sente regnare la discordia nel nido dove sta per entrare. E ciò può avere per risultato le sconnessioni appena citate. La magia nera di forma benigna, il magnetismo o l'ipnotismo ad esempio, è talvolta causa dell'idiozia congenita nell'esistenza successiva. L'ipnotizzatore sottrae alle sue vittime la facoltà di usare liberamente i veicoli. Secondo la legge di causalità, l'ego allora si troverà legato ad un corpo che presenta anomalie cerebrali che gli impediscono di esprimersi come desidera. Però non si deve concludere che tutti i casi di idiozia congenita siano dovuti ad errori commessi dall'ego in una vita precedente, poiché vi sono altre cause che possono condurre alle medesime conseguenze. Le droghe e alcuni esercizi respiratori ai quali si dedicano gli orientali producono delle conseguenze deleterie nel corpo degli occidentali. E perciò possiamo giudicare quanto siano dannose le pratiche sopra indicate. Numerosi sono coloro che, dopo aver praticato tali esercizi respiratori, hanno dovuto essere ricoverati in cliniche per alienati o sono stati colpiti da tubercolosi. Quanto alle droghe, gli effetti non sono molto conosciuti. Nel corso del processo evolutivo, gli atomi del corpo fisico degli occidentali sono stati altamente sensibilizzati. Gli esercizi che gli orientali praticano impunemente, non avendo essi raggiunto il nostro stesso grado di evoluzione, fanno perdere agli occidentali un equilibrio che è estremamente difficile recuperare.